ci sono sopra la polizia, ci sono tutta una serie di gradi di poteri che secondo me, soprattutto dopo le sentenze che ci sono state, hanno il dovere di dire qualcosa, hanno il dovere. Lasciare centinaia o migliaia di cittadini coinvolti in questi fatti senza alcun tipo di interlocuzione, che non sia appunto l'avvocato che parla col giudice, è una cosa che perpetua l'inciviltà dei comportamenti che ci sono stati dentro la scuola di Iers e dentro Forza Nera. In questo senso dico che questa questione riguarda la democrazia, riguarda la forma che ha preso la nostra democrazia. In questi 10 anni è stata rimossa la vicenda che noi raccontiamo, ma rimossa pesantemente. Ora, a metà giugno, quando ci sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque vada, no? Secondo me sarebbe giusto che qualcuno dicesse queste cose non devono più accadere e faremo in modo tale che non accadano. Io a questo punto non pretendo più nemmeno che qualcuno chieda scusa, ma non alle vittime e basta, ai cittadini italiani. Perché la prima vittima di tutta quella vicenda lì è stata la legge, diciamo, la civiltà, la democrazia, la prima vittima di quello che è. Poi i corpi delle persone, le loro coscienze, la loro libertà. Se a questo punto, dopo 10 anni, nessuno si assume questa responsabilità, io non penso che nessun politico, nessun uomo delle istituzioni potrà lamentarsi se i cittadini diranno non credo nelle istituzioni, non credo nella democrazia. In questo senso, ripeto, la vicenda che raccontiamo non è solo una vicenda italiana, perché è accaduta in un paese democratico, in un contesto internazionale come è l'Europa, in un momento in cui erano riuniti a Genova i capi dei maggiori paesi, diciamo, occidentali e non solo, e tutte queste cose sono accadute sotto i loro occhi.